Eccoci qua. Sottovalutano la Russia. No, non è che sottovalutano la Russia, è che, vabbè, adesso io ho sentito tanti miti e leggende, è difficile stabilire. Io in caso di guerra non sarei tanto preoccupato, cioè, sì, però io sarei più preoccupato per la Cina che per la Russia in caso di guerra, vi dico la verità, non per cattiveria, però. Non tutti, magari non è vero, magari Andrea, bla bla, però io credo che la NATO sia nettamente superiore alla Russia in generale, in termini militari. L'unico modo perché la Terra si coalizzerebbe tutta sarebbe solo in una ipotetica invasione aliena. Quoto, e sarebbe un'alleanza solo temporanea, quindi grazie per i 16, lo chiamavano grazie per i 16. Hello there. Ora dobbiamo fare piano piano. È tempo di fare un po' di ASMR. Un posto quieto. Fai la sapor. Un po' di. L'elezione che vince. Non è detto che vinca la Harris, eh? Ho visto gli ultimi dati. Dicono che anche Trump è messo bene in quanto a voti, eh? Non è detto per forza che vinca la Harris, ragazzi. Non è così scontato. Anche se non so bene in realtà. Ma è cambiato l'orario che quindi finisci più prima. Eh? Cioè polinomi? Che senso? Dicono abbia vinto Trump. Perché sono già finite le elezioni? Come è possibile? Scusa. Ma le elezioni, scusate, quando ci sono le elezioni americane? Scusa. Vabbè, che se sono già partite domani. Ah, domani, cioè, come, sono già finite, cioè, com'è possibile? Non saprei. E non saprei nemmeno dirvi. Cioè, boh, a me l'Harris, boh, non lo so. Trump è schizzatissimo, quindi, però, boh. Io non lo so, perché Trump è troppo un fancazzista, però. È quello il problema. Trump è troppo sulle sue, America è solo America, bla bla. Non so se forse. Non lo so, forse adesso avremmo bisogno di un presidente che si occupi internazionalmente. Non lo so, non lo so. Non saprei se ora come ora ci serve un presidente che pensa solo all'America, bla 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 bla, perché. Siamo in una situazione molto precaria e credo sia più valido avere un presidente che forse pensa anche all'Europa. Oppure, se vogliamo, ci liberiamo da mamma America e ci facciamo i cazzi nostri, però. È Trump che ha detto che voleva sciogliere la NATO, cioè. Non mi fido molto. Non mi fido molto, nel senso, con tutto il bene del mondo, ma credo che in sto periodo bisognerebbe stare tutti uniti e coesi per combattere quelle che sono dittature o regimi che minacciano la libertà mondiale, quindi non sono sicuro che. Ma poi bisogna vedere perché magari sono solo parole al vento. Adesso che siamo usciti. Dobbiamo cercare di. Aspetta, mi sono detto, ecco. Dobbiamo cercare di tornare a essere quieti, mi raccomando. A Quiet Place. Se faccio casino, il mostro arriva a scoparmi. Andiamo sui binari allora. Lo so, polinomio.
E non posso parlare forte, sono il mostro. Stati sassolini, ho fatto. Oddio, ospita che non ci vuole una pescata. Ok. Ok. Ma perché le porte fischiano? Questa è la storia di una ragazzina. Ok. Bei tappeti di merda, complimenti per l'arredamento. Perché sto facendo questo casino? Ah, c'è coso per l'asma. Thank you.
credo di avermi dato male. Cane, ma levati dai coglioni! Ma che cazzo? Ma è sempre in mezzo alle palle sto coso? Oh.
Vabbè, scusa. Scusami. Ma questo è un falso invalido. Ma questo è un falso invalido. Ci vede benissimo, questo è un falso invalido, lo dico io. Questo Citta ci vede da Dio. Solo che si diverte a prendermi per il culo. Questo c'ha 15 decimi e mi piglia per il culo. E non ce l'aveva il pattone da lanciare, come cazzo faceva? Hello there. Ok, se colpisco lui, colpisco lui sul coppino, mi uccido. Tenere a mente, se lo colpisco in testa, mi uccide. Questa non è una parentesi da sottovalutare. Che fastidio sulla capoccia. Sta sottovalutare, lo dico. Ma non è ovvio, scusa. Se lui non sente da dove arriva il mattone quando non lo colpisco, perché se lo colpisco mi sa da dove arriva il mattone, scusami. Che logica è questa? Thank you.
penso che la stronza rischi di inseguirmi con quella merda che giri lì, sinceramente. Credo sia un rischio troppo alto. Ok. Direi che siamo tornati alla stazione. Sì, sì, saranno anche erbivori, ma si divertono un sacco col buco di culo. Anche troppo per i miei modesti gusti. Il ragazzo padre del bambino è morto. Beh, Gianmarco è un bel pensiero dolce, non credo che lui ricambierebbe comunque, nel senso... soffrirà sussurrando. Alex? You feeling better? Qui penso che posso parlare. Yeah. God, that was embarrassing. Everyone gets overwhelmed sometimes. You good to head back? Sure. Sì, ora è un momento del flashback, qua si può parlare normalmente. Oh, posso camminare. Che merdaviglia, posso muovermi senza problemi. Aien so commosse. Bel culo, sì. Mi fa piacere che questo gioco proprio non è strutturato per correre. Proprio non c'è la possibilità di correre. During your attack, he didn't know what to do with himself, so I gave him something to do. Got it. He really cares about you. He's never seen me like that. But you had asthma when you were little. I was different. Sì, da piccola volava. Controlled at middle school. When did you come back? Ma questo penso sia sua madre, non la suocera. La fretta, si cammina come se avesse una scopa nel culo, eh. Questo è il motivo per cui le ragazze non dovrebbero mai stare davanti ai ragazzi quando parlano, perché tanto noi non vi ascoltiamo, gli guardiamo il culo, quindi. È la mamma di Aglie, segno. Erika, grazie per i 14, ma Dino. Signorina, io però non riesco a correre veloce come lei. Sì, è la suocera del mio defunto marito. Io sono vedova, sono una madre single vedova. Con il nostro piccolo Aglie in procinto di nascere. Di paralisi, cioè. Ci facciamo una grigliata? Oh, mi piace, mi piace. Cosa abbiamo? Costine, bracciole, salsicce? You see last night's game? A clown show. I mean, it'll be a miracle if they make the playoffs. Hey, che abbiamo? Alex, single or double? Single. Thanks, Robert. Io doppio, grazie, gentilissimo. And don't you forget it. Never my queen. Che stiamo cucinando? How you doing, Dad? Good birthday so far? Dad? Hmm? Fine, sweetheart. I'm fine. Era più male questo parlare prima della chiusa. Oh, yeah, I just, Alex, you mind grabbing the beer? Not at all. A
Ok, andiamo a prendere le birre dal furgone. Oddio, devo giocare anche nel flashback. C'è una parte gialla. Oh mio Dio. Martin, l'album che volevi. How was your first year, Ken? Spring 2008, autunno 2010, summer 2009. Oh, good. Addirittura. Right. Her music is beautiful. It's sad, but beautiful. Madonna. I guess she built the synthesizer. Ma quindi giocheremo anche qui nel flashback? She's always been inventive. Why was it that everybody called her? Wow. Ma che bel fucile che abbiamo qui. Lo prendo io, grazie. Forse le birre le devo appoggiare qua, probabilmente. Hush, I don't like thinking about him driving a car, let alone playing. Hey, Alex, can I talk to you for a sec? Sì, sì, prendi il fucile e parliamo, aspetta. Arrivo subito, Non lo potrò mai prendere nella vita. Peccato. Lui, tra l'altro, se non sbaglio, è il nostro... Esatto, è il nostro futuro produttore di Aieie. Hey. Hi. I just wanted to say... I know. Really sorry. I didn't know that you'd... It's okay, really. Aieio. E Aieie senior. Martin per gli amici. You know, on the plus side, you get to brag to all your friends at school. I do? Yeah. You can tell them that you finally took a girl's breath away. Wow. No, per quello basta mettere un pene nell'esofago, non serve. I hate to say it, but I kind of missed you this year. Yeah? Oh, che carini, la nostra storia d'amore sta prendendo piede lentamente quando tra poco il mondo verrà devastato da mostri erbivori che assomigliano a demogorgoni ipovedenti. Marti, facciamo sesso, dai, veloce, abbiamo poco tempo per fare il piccolo aieie prima che arrivino i mostri. Dai Marti, su, muoviti, vai in camera, marsh, 1-2, 1-2. Dai, veloce, spogliati, rapido, dai, non abbiamo tempo, su, forza. Bisogna aieculare. Guardati la valigetta, non ho idea di quale sia la password. It's gotta be around here somewhere. Non so quale sia la password della valigetta, questo è il problema. I don't suppose they could use a hammer instead? Not unless they want bits of glass in their beer. Ooh, crunchy beer. Beh, è normale, se che mi da fastidio, buba. La password della valigetta, se qualcuno sa dov'è me la dica pure senza problemi. I think it's gotta be down here. Ma vaffanculo Martin, non rompere i coglioni. 629, chissà perché poi. Tanto se devo prendere l'apri bottiglia, perché tanto non mi fa uscire se non prendo l'apri bottiglia. Non è questo, scusa. Ma non questo. Holy shit. I can't believe you have this. It's my mom's. Do you have any idea how rare this is? You think I'd like it? If you like my music, you'll love theirs. They're like my biggest inspiration. Can I hear it? Che cos'è sta roba? Will Laura mind if we play it? I meant your music. What? Come on. It's been a long time since I've heard you sing. You mean or why not? Dobbiamo cantare noi. I just wasn't planning on it. Sei sicuro che dovremmo cominciare a cantare in un videogioco dove ci sono dei mostri con l'udito ipersensibile che cercano di stuprarci? Ma tanto tu non lo sai, quindi qual è il problema? Haven't warmed up or no, screw it. All is quiet, all is calm. Though the storm isn't gone. See the sun, catch my breath. Oh, I know what comes next. For just a moment, I feel. Sì, ha una bella voce.
in the eye of a storm. Alex. Anyway, if you liked that, you're gonna love their stuff. It's so cool that you have it on vinyl. I want to show you something. Oh, Martin, era ora, cazzo, era prima che te lo dico. Alex, voglio mostrarti una cosa. E che cazzo, era anche ora? Porca puttana. È due ore che ti dico... voglio dire, scusa. Ciao, Andre, volevo dirti LQ, mia sfiga serale. Oggi, dopo il lavoro, vado al supermercato per prendere del pane che era finito e che me l'aveva chiesto mia madre. Esco dal negozio e vedo il paraurti della ruota, la portiera davanti e dietro rigate. Ma che sfiga, Martino, grazie per il cibo, mi spiace. Ho stato una cosa, inginocchiati, apri la bocca e chiudi gli occhi. Ora a Martin inizia a piacere molto la sua gola. Un po' troppo però. Appunto. So much for the bottle opener. Will you slow down? Do you want to give me another asthma attack? Hey, I'm always down to take your breath away. Ma quindi scusa, adesso posso uscire o probabilmente vuole scopare, però voglio un attimo aprire la valigetta, Martin ci può? Va bene. Andiamo, Martin, è tempo di copulare abbondantemente. Su. The hook ladder thing. You see it anywhere? I think it might be in my bedroom. Wait here. I'll get it. Oh, no. This time I'll run off. And who knows? I might even plan some incredibly stupid prank. Vabbè, ma non è che non voglio trombarmelo, però volevo prendere anche la valigetta. Maybe I am, maybe I'm not. Allora, adesso devo capire più che altro dove cazzo. Oh, sì, adesso voglio passare 5 minuti a fare gni, che non potevo mai aprire le porte, vaffanculo. Beh, devo dire, videogiochi moderni. Found it. Videogiochi veramente moderni, vabbè che... no, perché non è il passato right quando ero bambino, quindi che cazzo, cioè... Aprevo. E andiamo. La soffitta, il basamento 2.0. There's so much crap up here. Well, you know what è il 2009, è appunto 1985. Final collection. Ma vaffanculo i tuoi dischi, cazzo me ne frega dei tuoi dischi, ma guarda qui che meraviglia. Cazzo me ne fotte dei dischi, guarda qua che bellezze che abbiamo qui. Whoa. How long have you had these? You like them? They're incredible. Which one's your favorite? Quello in basso o quello in alto a destra? So. Right. Just pretend they don't exist. That's what I do. They're all your mom's? Yep. I know she likes to hunt, but this is... What? A lot. I mean, she doesn't like hunting. Mi piace sparare ai vicini. She doesn't? She does it for work. I thought she worked in, like, a... wildlife management. Yeah, which sometimes means population control. Population control. If, you know, a species gets out of hand, she says it's the only way to, like, maintain balance. Mm-hmm. You hear that? What? There's nothing anyone could have done. I'm a doctor. What's the point if I can't save my own wife? Ah, ok, quindi la sua madre sta esplodendo. Dottore, credo che la malattia di sua moglie non sia il motivo principale per cui... Ah, no, avevo intuito che fosse da lì che arrivavano i demogorgoni. È un nuovo sistema di trasporto extraplanetario. Santa Gemma. Allora. Perfetto. Allora.
Hello there. Si passa da qui. È una parola. Cioè, la tizia potrebbe tranquillamente. Ah, giusto. Perché la tizia non può scavalcare Dio cane una trappola, no. Lei non sa aprire le gambe. Lei sa aprire solo per prendere il cazzo e diventare gravida di Aieie. Ma se non per prendere il cazzo, lei non sa aprire le gambe. Questa è palesemente una trappola, maledizione. Credo anch'io che è più probabile che siano tutti deceduti. Anche se non è proprio semplicissimo destreggiarsi in sto posto di merda.
problema è che facendola scattare, secondo me quei pezzi di merda arrivano immediatamente. Chiocciola Arjo 1, hai ragione. Se avesse anche la Tourette sarebbe un po' difficile. Ma si può essere degli imbecilli? Potete non essere dei coglioni, per favore? Sto cercando di concentrarmi. Vi ricordo che non posso ridere in sto gioco di merda. Sì, anche io ieri mi sono spaventato per le donazioni. Perché c'è un silenzio. È papà. Credo sia papà. Ok, siamo arrivati. Oh, thank God. Ma che thank God. Are you? I'm fine. Yeah, it was an accident. Did Laura do that? The hospital was attacked. Everything happened so quickly. Did anyone else make it out? All that matters is that you're safe. Laura followed me. She's not well. Yeah. But locking you up, I never thought. E quindi Alex, il piano, eh? She knows about. Sì, lo sa, sa di aiuto. Glove. Shred to shreds. Oh, that's okay. Oh, no. Here, put these on. No, thanks. Don't be silly. I'm not. That can't protect you. Stop it. Alex? I'm sorry. I just. I can't. The group that was here left a while ago. They were in contact with someone through the radio. Ah, sì, una camera di frequency, but the antenna's offline. Where is it? There, on the watchtower. Okay, then. No, I'll go. You're injured. You're pregnant. Only one of us is walking like Tiny Tim. I... Dad, I can't lose you two. Take this. È un coltello? To help with the antenna. What? Now, I just remembered. Laura got me this for my birthday. Mm-hmm. I found these. I can direct you to the antenna. I can talk, but you need to... Stay quiet. I know. Okay, tap the mic. Once for yes, twice for no. Got it? Sì, sì, ricevuto. Good. Be safe. You too. Adesso fa due tocchi, fa no.
questo pianeta è pieno di cose per l'asma e pillole. E dove merda deve andare? Ha detto deve andare verso l'antenna, ma quindi qual è la strada? Sbagliato. Non ho capito. Allora sono io che forse non ho capito bene come funziona la questione. Cioè, dovevo continuare a tenere premuto, non ho capito. Se mi spiegatele bene le cose, non ho capito che cazzo devo fare. When I entered the camp, I noticed a sound trap. Ragazzi, non ho
salire, una cosa che sia. Ok. Luce verde, aperto. Hai ragione, mi rendo conto. Infatti adesso farò dei contenuti per OnlyFans pornografici, dove parlerò solo così e dirò tante cose zozze sui vostri piselli. Cosa devo farci? Non è colpa mia. Sto cazzo di gioco non mi permette di parlare. L'ho già cambiata la categoria. L'hai vista? Ma cazzo l'hai vista mentre Sei una lesa di merda! Please tell me you're all right. Ma cazzo l'hai vista? Oh, thank God. Trappola brutalmente. All right, now go to the tower and figure out what's wrong with the antenna. You're a fighter, Alex. Just like her. You're stronger than you think. Ma poi che cazzo urli, soffra in silenzio? Scattare però lo stronzo arriva. Vediamo se riesco a scavalcare prima che mi prenda.
scatarrare. Ho quasi finito completamente in così per questo cazzo. Ne avanza uno, quindi cerchiamo di tenerlo lì. Sono sicuro sia un luogo insonorizzato, quindi eviterò di parlare ad alta voce. Questa è la chiave per sotto. Radio's working. Listen. This is Task Force Empire to all available units. If you're receiving this message, convene at the harbor in Clinton. We're loading boats and we'll regroup in an island due east. The creatures cannot swim. I repeat, the creatures cannot swim. This is Task Force Empire to all available units. If you're receiving this message, convene at the harbor in Clinton. Did you hear that? How long has it been since they recorded that? Yeah, it doesn't matter. It's our best bet. I'll pack. Meet me at the station. Tanto faccio tutto io. Decisamente mi sento. Oh, continuiamo a domare. Finalmente posso parlare di nuovo. Papere, anche questa sera vi ringrazio per i follici e le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anna, Panatini, vi mando un abbraccio, un bacione e noi ci vediamo domani. No, papere!